Grazie, sono io a ringraziare Maria Elena Spadoni che ci ha raggiunto per questo weekend. Questo weekend ci raggiungerà anche Luigi Di Maio e ieri ci doveva raggiungere ma poi è stato bloccato per un consiglio dei ministri Stefano Patuanelli che però si è collegato quando ha potuto agli appuntamenti previsti. E abbiamo un weekend intenso con Maria Edera, in particolare ci occuperemo appunto di occupazione femminile, di legalità e di recovery fund. La Puglia è la regione che ha il peggior gap, differenza quindi del tasso di occupazione femminile e maschile. E abbiamo anche un serio problema dell'occupazione in generale, come abbiamo visto, e tant'è vero che il nostro primo punto del programma è proprio quello di rilanciare e di far incontrare domande e offerta di lavoro con l'efficientamento dei centri per l'impiego. Uno dei settori che la politica di sinistra ha scelto di affidare alla destra e quindi ha dimostrando di utilizzarla per i propri affari e per i propri ragionamenti elettorali piuttosto che mettendo al centro dei propri ragionamenti e delle proprie scelte il bene dei cittadini e quindi del territorio. Abbiamo una serie di risorse che arriveranno, ecco perché parleremo anche di recovery fund, perché se fino ad oggi abbiamo avuto spesso la solita risposta che davanti alle soluzioni dei problemi ci si parava davanti, e cioè non possiamo perché non ci sono i soldi, d'ora in poi in realtà quello che non mancheranno proprio in questo territorio sono i soldi. E quindi però anche in agricoltura abbiamo già visto come i soldi possono esserci ma possono anche non essere spesi. Qui in Puglia abbiamo 1,6 miliardi di fondi da spendere tra il 2020, invece la spesa è stata fermata al 33% in agricoltura, quindi il settore che regge l'economia di questa regione. Abbiamo due criminali politici per questo. Il primo è Michele Emiliano, che guida la coalizione di centrosinistra, e l'altro è Leonardo Di Gioia, assessore, che è stato assessore all'agricoltura e che oggi è candidato con Raffaele Fitto. Quindi di fatto votare Emiliano Fitto significa in qualche modo premiare uno dei due artefici del disastro del PSR che ha letteralmente danneggiato i nostri agricoltori, perché la misura del primo insediamento è quella che permette a un giovane di rimanere qui e scegliere di rimanere qui perché riesce ad avviare un'attività agricola. È una scelta per moltissimi ragazzi della mia età e anche molto più giovani. E oggi è stata condannata questa generazione a non poterla fare più in qualche modo, anche se noi ovviamente avvieremo tutte le interlocuzioni necessarie in Commissione europea per sbloccare questa spesa e per evitare quei meccanismi fastidiosi per cui poi la spesa non viene negata anche per le future programmazioni. Abbiamo anche il tema della legalità, una decina di casi di corruzione che hanno riguardato la Puglia negli anni 2016-2019, alcuni di questi li abbiamo anche sollevati noi, sono partiti anche dall'osservazione di alcuni dati del bilancio nostre, e quello è quello che condanna, che lega le mani ai nostri imprenditori, per esempio, ai nostri cittadini, che ci impedisce spesso anche di trovare un lavoro con un concorso pubblico, finanziamenti con un bando, che ci fa rinunciare in partenza ormai a partecipare ai bandi. Quanti imprenditori rinunciano in partenza a partecipare ai bandi regionali perché tanto li danno ormai già per assegnati in una cultura che appunto non si fida più dell'istituzione pubblica. È questo che noi stiamo andando a combattere, a questo noi offriamo un'alternativa che parte dai centri per l'impiego, che parte quindi dal lavoro, dalla riorganizzazione della sanità a partire dalla sanità del territorio e ovviamente sul pilastro, perché una proposta politica si fonda su alcuni pilastri, i nostri pilastri sono proprio quelli dell'etica, della trasparenza e della umiltà. Con Maria Edera sarò adesso a Taranto nel pomeriggio, poi saremo insieme anche ad Altamura e saremo insieme anche a Giovinazzo. Ringrazio, ho visto che in platea sono della lista del Movimento 5 Stelle, è presente il deputato Giovanni Vianello e l'eurodeputata Chiara Gemma, che ringrazio per la loro presenza e per il sostegno e anche per l'energia che stanno impegnando tantissimo in queste giornate.
È il weekend in cui ci sarà anche Luigi Di Maio, e infatti questa sera io sarò anche con lui. Ci stiamo dividendo in tutte le iniziative che riguardano questo territorio e che vede arrivare tutto il Movimento 5 Stelle, governativo e istituzionale, a supporto dei pugliesi, perché la Puglia ha bisogno di essere liberata, ha bisogno dalla mala politica che sia di Fitto che sia di Emiliano, e ha bisogno soprattutto di far conoscere la nostra proposta politica. La loro presenza ci aiuta molto e anche chiarisce un messaggio importante. Questa è anche una regione che ha pagato il rapporto conflittuale, ma strumentalmente conflittuale, che c'è stato tra la regione e il governo. Io credo molto nel valore dell'esempio, e credo anche che spesso un presidente di regione, o chiunque faccia politica nelle istituzioni, si trovi a gestire situazioni conflittuali tra categorie che magari hanno interessi conflittuali. E quello è il momento in cui ci si siede intorno a un tavolo e si fanno ragionare le diverse categorie, quando la politica è la prima ad essere percepita come quella che sta facendo i propri affari, chiaramente le posizioni di tutti si irrigidiscono. Ecco perché io credo che invece noi possiamo anche sbloccare situazioni molto conflittuali, pensiamo ad ambientalisti, agricoltori, datori di lavoro e sindacalisti, sanità del territorio, sanità ospedaliere, infermieri, medici e così via, perché ci mettiamo al tavolo, diamo noi per primi l'esempio di una politica che sceglie sempre il bene del territorio, che lo antepone davanti al proprio interesse, dal proprio interesse elettorale, che spesso sapete che i tempi del consenso elettorale delle cose giuste potrebbero anche non coincidere, e quindi poi di conseguenza le posizioni di tutti si armonizzano. E anche in questo momento è stato pubblicato, mi giunge notizia, su Affari Italiani, i dati shock, li chiamano, Fitto avanti di poco, la ricchia batte Emiliano, i dati shock. Questo è il titolo di un comunicato, di un sondaggio, appena di un comunicato stampa appena pubblicato su Affari Italiani, che ringrazio perché chiarisce e dà voce anche a quei risultati. Io sui sondaggi, ora diciamocelo chiaramente, ho visto veramente tutto il contrario di tutto, però mi infastidisce quando una forza politica sceglie di pubblicizzare solo i sondaggi che convengono a se stessa. Noi invece abbiamo sempre chiarito come esistono diverse realtà, diverse opinioni, evidentemente, e questo cosa definisce alla fine dei conti? Che il destino della Puglia è in mano ai pugliesi, che sono quelli che decideranno il 20 e 21 settembre, non se la Puglia è di destra, se è di sinistra o del Movimento 5 Stelle, se tifa Di Maio primi, Di Battista, Meloni, Salvini e tutti questi qui. No, deciderà a chi affidare la sanità, l'agricoltura, le infrastrutture, i trasporti, i centri per l'impiego, cose della nostra vita quotidiana, di quando ci svegliamo la mattina e di quel tempo che intercorre tra quando ci svegliamo la mattina e andiamo a dormire la sera, che ci fa disperare a volte per alcuni tempi lunghissimi degli uffici pubblici, l'innovazione anche decideremo, dei cittadini della Regione Puglia. Questo andremo a decidere, non gli affari romani, che evidentemente interessano queste persone qui. Io vedo Meloni, vedo Boccia, che intervengono sempre cercando di usare i temi dei pugliesi per gli affari loro romani. A noi questo non interessa, anzi io voglio dirlo, io non permetto già da ora che si utilizzino i problemi e le soluzioni dei cittadini, della vita quotidiana dei cittadini della Puglia, per interpretarli con i problemi che magari hanno a Roma, persone come Giorgia Meloni e Boccia. Di conseguenza andiamoci a riprendere la Regione Puglia, restituiamo ai cittadini pugliesi, perché se la meritano, perché per troppo tempo sono stati esclusi dalle decisioni, dalle informazioni addirittura, e noi invece vogliamo riportarli al centro, i protagonisti dei prossimi 5 anni, se io sarò Presidente di Regione, saranno i cittadini della Regione Puglia. Grazie a tutti.